Amici di Starbikers, buonasera, benvenuti al nostro appuntamento numero 274. In studio tantissime persone, iniziamo subito con Antonio Amores. Buonasera Antonio. Ciao Lello e ciao a tutti. Ci hanno raggiunto anche questa sera Carmen Mele. Ciao Carmen. Ciao, ciao a tutti. E poi direttamente da Donington Park, possiamo dire così, o da Avellino direttamente. Da me di mezzo. Stavo quasi per perdersi, per arrivare a Pozzuoli, ma ce l'ho fatta il nostro Vittorio Iannuzzo. Ciao Vittorio. Buonasera, ciao. Ovviamente con Vittorio affronteremo i discorsi e faremo dei commenti su quello che è il suo campionato del mondiale Superbike. Risultato di Donington comunque non soddisfacente, anche se questa è una pista che a te piace. Sì, abbiamo per una sorta. Per tante cose abbiamo toccato il fondo, tra virgolette, è una cosa buona perché comunque adesso abbiamo delle idee da cui ripartire. È una pista che mi piaceva, dove pensavo di poter far bene, però stiamo pagando anche un po' come dire, una situazione onda un po' con alti e bassi, perché la gara prima lei ha fatto una grandissima gara, questa gara qui per le onde è stata veramente disastrosa. Quindi sicuramente questo ci fa ragionare, noi abbiamo più problemi degli altri e da adesso dovremmo ricominciare sotto un'altra direzione, lavorando diversamente, perché se in questo momento siamo arrivati a questo punto del campionato con tutte queste difficoltà, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa e quindi dobbiamo riaffrontare il campionato in modo diverso. Il 2009 è stato sicuramente un anno, ed è un anno disastroso dal punto di vista economico, e tutte le squadre, quelle naturalmente più piccole, ne hanno subito le conseguenze. Però la Honda in questo inizio di campionato, anzi siamo a metà campionato, ha un po' deluso. Già il fatto che il team principale, anzi quello che era il team principale, il team olandese, è passato dalle sospensioni Showa alle Hollins, già questo fa capire che qualcosa non funziona. Nella tua moto, quali sono i componenti che veramente non riescono a coincidere l'una con l'altra? Perché non riesci a sistemare bene questa moto? Ma io credo che la componente principale è il fatto che abbiamo un motore troppo irruento, troppo cattivo in questo momento. È un motore che tutti quanti vorrebbero tanti cavalli, però abbiamo visto che in questo momento non, con quello che abbiamo a livello di materiale tecnico, di sospensioni e telaio, non riusciamo a gestire questi cavalli. Infatti abbiamo una moto molto nervosa, una moto molto difficile da mettere a punto. Quindi praticamente abbiamo deciso, secondo me, secondo comunque anche la squadra, insieme in accordo con loro, di poter usufruire per i prossimi test di un motore un po' più Dolce, dolce, con addolcito. una coppia diversa, in modo da poter sfruttare il motore, perché in questo momento sinceramente una moto che vengo fuori dalle curve, nel primo appena dal gas non ha niente, poi all'improvviso prende coppia e è una moto che in quinta mi si impenna, penso che c'è qualcosina che non va. Questa è una dichiarazione importantissima perché chi ci segue da casa, che sono la maggior parte delle persone che vanno in strada, in pista, si pensa sempre a una potenza massima, a tanti cavalli, invece da un Adesso tutti pilota. quelli che hanno CBR1000 vorranno impennare di quinta, esatto. No, la potenza non è fondamentale. I tempi, come si dice tra di noi, i tempi non si fanno sul rettilineo, si fanno in curva, quindi Esattamente. è tutto lì. E quindi quello che prendete in curva, cioè quello che recuperate in curva lo perdete sul rettilineo. Ci dovrebbe Ma essere una no, sorta di perché no, equilibrio. perché basta vedere delle volte il primo della Supersport con una 600 gira, potrebbe tranquillamente stare a metà classifica di una Superbike, Non saprei anche in gara. che queste forse sono super sport. Ben lontano Beh, da quello che sicuramente poi. le Supersport che usavo io tanti anni fa erano veramente delle moto molto più semplici, adesso queste hanno 140 cavalli, quindi alla fine sono delle mille di serie. Senti, visto da dentro, no? Noi prima diciamo fuori onda, ben spist, ci vogliono i Sì. cecchini per batterlo. Da dentro, tu lato, se hai anche avuto, diciamo, in gara l'occasione di girare alle spalle di Biaggi. Sì, di Queste due Biaggi, moto, ecco, no, diciamo che R1. tra queste due gare una serie di cose ho girato sia dietro Biaggi di parecchio, perché comunque alla fine quando lui mi è passato, io non so che problema abbia avuto dopo l'impatto con Polita, però credo che Aveva non una era, frattura a piede. non era velocissimo, infatti Un problema alla pedana. mi stupivo il fatto che io gli stavo veramente attaccato, infatti cioè, o sto andando troppo forte io, o sto andando troppo piano lui, e purtroppo era la seconda, ma non avevo dubbi perché comunque giro dopo giro vedevo i tempi ed erano un po' alti, quindi effettivamente lui sta avendo, cioè come dire, Spies l'ho visto a Misano perché abbiamo fatto la gara a metà asciutta, metà bagnata, quindi ci sono stati cambi di moto e a Misano mi ha passato ed effettivamente in questo momento guida al 100%, è sempre preciso,
magari può sembrare, sul suo stile di guida può sembrare aggressivo e tutto, però è preciso, se vedi, se lo guardi per 24 giri, per 24 giri mette le ruote sempre allo stesso posto, sempre la stessa cosa, è veramente un gran pilota, in questo momento ha il pacchetto tecnico migliore e lui è veramente molto forte. Però io quest'anno vedo molto bene anche Michel Fabrizio, ha fatto il salto di qualità, è riuscito a fare questo salto di qualità, infatti lo sta dimostrando, un po' di gare che è sempre lì al top, gli manca ancora qualcosina forse per vincere, ma credo che se non ci fosse stato Spitz, quello che avrebbe vinto più gare nelle ultime 5-6 è proprio lui, quindi... Sì, lui forse ha avuto proprio uno step successivo a livello mentale, cioè si è sbloccato molto, è diventato molto più forte mentalmente. Ma io credo che da pilota ti posso dire che nel momento che assaggi che riassaggi la vittoria, l'assaggi per la prima volta, poi ti scatta qualcosa. Certo, e ti viene... E la stessa cosa vale anche magari per il pilota che sta lottando per una posizione tecnica, magari nel nostro gruppo che sta lottando per i punti, anche lì, se una volta che tu incominci a prendere un punto, due punti, questa roba qui, poi dopo praticamente è automatico essere puoi più veloce, sì, puoi starci sempre. E cioè comunque tu sei amico, su potevi stare al suo posto adesso, secondo te dipende soltanto dall'infortunio che hai avuto oppure lui è più forte, ha avuto più possibilità? Questa è la stessa facenza. Sì, sì, stiamo registrando. Siamo tornati dal servizio, ci eri distratti un po' troppo. E quindi allora, sto sudando. Sentiamo la risposta di anche se Vittorio non ama molto. No, vabbè. No, io sono amici, hanno condiviso parecchie cose. Sì, 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 sì. Proprio. Mi ha regalato anche un paio di occhiali, quelli del podio di Misano la domenica, il venerdì, quando siamo incontrati nel paddock. No, Michel, io credo che tutti i piloti, come il mondo in generale, la ruota gira, quindi alla fine in questo momento è il suo momento. Abbiamo fatto, lui è, diciamo che è anche molto, molto fortunato, tra virgolette, perché ha sempre avuto la possibilità di correre con moto veramente buone. E quando lui ha corso con moto magari un po' inferiori, tipo quella del DFX qualche anno fa, neanche lui faceva dei gli stessi risultati. Ha avuto la possibilità di stare in questo team e la sta sfruttando bene. Anche io ho avuto le possibilità, magari in passato le ho sfruttate diversamente, però la ruota gira, quindi sicuramente ci sarà di nuovo anche il mio momento. Anche se comunque col team di FX Fabrizio ha fatto un bel podio a Brno nella gara del Brno. Sì, infatti la cosa che stavo pensando è che adesso si va a Brno, la prossima gara, e con la Ducati secondo me bisogna sparare a Michel. Parleremo in chiusura delle prossime gare, volendoti ascoltare per quanto riguarda il supermoto, tu lo pratichi tantissimo, è una disciplina ben lontana ovviamente dalla velocità, sì, però che cosa si può carpire, che cosa si può ottenere da un allenamento fatto col supermoto? Ma sicuramente l'allenamento fisico è quello principale, perché è veramente stancante andare a fare, magari io ho partecipato 2-3 settimane fa a un evento dove comunque ho girato col supermotard e c'erano 30 gradi, 35 gradi, si moriva, è un allenamento veramente duro. Non credo che ci siano delle similitudini con la velocità, perché comunque sono delle guide diverse, però sicuramente fisicamente aiuta tanto. Bello, qui oggi praticamente, visto che abbiamo Vittorio, penso che abbiamo uno scoop di Star Bikers. Possiamo già cominciare a parlare in ottica 2010, quindi ora Vittorio ci farà... Ma sicuro te l'hai autorizzato a dire? No, io infatti lo faccio dire a lui, non sto dicendo niente. Quindi Vittorio praticamente ci comincerà a dire a Star Bikers in anteprima cosa succederà nel 2010. Beh, sicuramente da parte mia non correrò con Honda, questo è sicuro. E spero di poter... ci sono delle trattative, il mio team sta portando avanti delle trattative con diverse marche, tra cui anche la Ducati, speriamo che si possa salire sulla Ducati, sarebbe veramente bello. Bene, noi incrociamo le dita, quindi nel 2010 Vittorio Iannuzzo correrà italiano. Bene. Sei contento di questa cosa? Come no, certo. Così poi magari vediamo esatto. Fabrizio col discorso andate insieme in squadra. No, vabbè, giriamo. Magari glielo auguriamo. Magari, ma anche una privata, basta vedere Smurfs, vanno bene. Esatto, glielo bene. Auguriamo una grande. Beh, lo stesso Lagunico comunque prima di farsi male. Beh lì, sì, effettivamente, ma anche lo stesso Lance, adesso sta avendo delle difficoltà solo perché ha passato 7 mesi di inattività. Inattività, e si sta riprendendo, fra poco lo vedremo anche ancora più avanti. Va bene, a noi non resta che augurarti un grandissimo in bocca al lupo per la gara di Brno. Poi ci sentiamo al telefono e magari ti avremo nelle prossime puntate. Siamo ai saluti, io ringrazio Carmen Mele per la presenza. Ciao a tutti. Antonio Amores. Ciao Lello, ciao a tutti. E ci vediamo presto anche con Vittorio Annunzio. Ciao, arrivederci. Arrivederci la settimana prossima, ciao.